IFA 2024, siamo allo stand di Roborock, pieno zeppo di persone. Questo perché sono state presentate ben 3 novità e tutte molto interessanti. Le andremo a vedere tra poco nel breve, ma attenzione, non perdetevi il video tra qualche giorno, perché una di queste l'abbiamo in prova da praticamente ormai 2 settimane. Parliamo del robotino più potente con un sacco di soluzioni, sia di intelligenza artificiale, ma anche molto molto pratiche. Ve lo andrò a raccontare tra poco. Parliamo del Curevo Curve, lo Slim e più che altro anche il Roborock H5. Non perdiamoci in chiacchiere e andiamo a vederli bene nel dettaglio, perché ci sono un sacco di novità. Questo è il nuovo Curevo Curve. Per l'appunto avete visto con che facilità riesce a superare gli ostacoli, anche dei piccoli scalini, fino praticamente a 4 cm. Questo grazie al nuovo telaio AdaptiLift, che è stato completamente rivisto, anche le 2 ruote principali, ma anche la terza omnidirezionale, e riesce per l'appunto con una facilità, ma più che altro rapidità, dato che abbiamo visto qualche altra soluzione simile, ma nessuna di queste riesce a farlo con una velocità tale. Come anche la potenza d'aspirazione, pensate che qui abbiamo addirittura 18.500 PA come potenza d'aspirazione massima, un numero fuori di testa, considerando che ad oggi la norma, il massimo, era circa 12.000. Non solo, perché sono state riviste anche le spazzole, cioè quella nuova, la Duo Divide principale, divisa per l'appunto in 2 zone, in modo da poter evitare l'ingarbugliamento, che infatti è scongiurato praticamente fino al 100%, ma anche la spazzola laterale è stata rivista, sia per evitare anche lei di ingrovigliarsi con capelli o peli d'animale, ma non solo, adesso può anche spostarsi lateralmente per pulire al meglio, come anche uno dei 2 moci che può estendersi verso la destra e quindi andare a coprire praticamente il 100% della superficie della nostra casa. Non male poi anche il discorso di intelligenza artificiale, perché tutte queste configurazioni, capire come il robot riesce magari a capire se c'è un tappeto, se c'è un ostacolo, se c'è un animale domestico, e quindi magari abbassare il rumore per non disturbare il nostro animale domestico, tutto ciò può essere gestito dall'intelligenza artificiale. È questa la cosa essenziale. Ad oggi la vedevamo soltanto all'interno dei nostri smartphone, ma adesso che è arrivata anche all'interno della smart home, Roborock ha pensato di integrarla in un modo molto semplice. Di base gestisce tutto lui, riesce a capire, a comprendere al meglio la nostra casa, i nostri piani, come è divisa, dove andare a effettuare una pulizia. E poi c'è anche la lingua italiana con un ottimo assistente vocale che funziona anche offline, e quella è una chicchetta non da poco. Non dimentichiamo poi la stazione 3.0, si punta molto al design, finalmente una stazione di ricarica che può essere inserita anche all'interno di un ambiente domestico abbastanza moderno anche lato design. È una stazione molto intelligente, ha praticamente un raccoglitore dell'acqua pulita, uno di quella sporca, e un sacchetto per racchiudere invece poi lo sporco catturato dal robot. Ma la cosa essenziale è il fatto che i 2 emoji a disposizione del robot, che sono staccabili e possono anche essere sollevati come anche tutte le altre spazzole all'interno del robot, ecco, i 2 emoji possono essere puliti automaticamente anche con un raschietto, in modo da praticamente poi pulire anche la base stessa, che non rimane mai sporca. Sì, magari dobbiamo fare un evento di manutenzione una volta al mese, ma molto molto raramente. Anche qui la parola d'ordine è automatismo, il robot si gestisce da solo con la sua basetta. Lui invece è il Curevo Slim, lo notate quanto è sottile, 8,2 mm d'altezza, e infatti riesce ad insinuarsi anche in parti della casa che pressoché per altri robot sono impossibili da raggiungere. Questa grazie a un'ottimizzazione di tutto il discorso del telaio, ma anche delle fotocamere e dei sensori. Qui abbiamo una rivelazione 3D TOF a doppio laser, assolutamente degna di livello. Abbiamo anche una fotocamera a disposizione come per il Curevo, il Curve, che tra l'altro è di ottimo livello, può essere praticamente usata anche per la sorveglianza, non ve l'ho detto prima. In questo caso parliamo di 11.000 PA come potenza massima d'aspirazione, che sì, come numero è molto meno, ma dovete considerare che è una potenza che viene tenuta stabile nel tempo, quindi un ottimo livello. Come raccontavo prima, alla media siamo su quei 12.000 di massima come top di gamma per quello che eravamo abituati fino ad ora, quindi molto bene. Il suo punto di forza per l'appunto è la struttura, è il fatto che se avete una casa con molti mobili magari non troppo elevati, dove lui deve arrivare un po' in tutte gli ambienti più scomodi domestici, è sicuramente la soluzione efficiente, anche perché la basetta 3.0 rimane praticamente la stessa, lo design magari è un po' più spartana, ma comunque è efficace allo stesso modo a tutte le tecnologie che vi ho raccontato praticamente in precedenza. Questa invece è il Roborock H5, 158 AirWatt praticamente di potenza d'aspirazione, ma non solo, perché comunque la sua caratteristica essenziale è il peso, parliamo di praticamente 1,82 kg, ma davvero numeri record per un aspirapolvere che funziona molto bene. Vi faccio vedere come pulisce, come va ad aspirare dei corpi anche abbastanza grandi. C'era questo che era impegnativo, eppure riesce tranquillamente, senza alcun ostacolo,
anche con una batteria che non è molto carica, siamo praticamente al 20%. Quello che ci ha convinto per ora sono le plastiche, comunque molto rigide, di buon livello. All'interno tra l'altro troviamo un sistema di filtraggio praticamente a 5 stadi e 9 cicloni, quindi la gestione della polvere è praticamente al top per questa fascia di prezzo. Infatti adesso parliamo anche di quanto ci vanno a costare tutti questi nuovi prodotti e ci sono delle offerte interessanti, venite con me. Per portarci a casa questo concentrato di tecnologia ovviamente dobbiamo spendere una cifra che ovviamente è alta, ma comunque consona a quello che è il prodotto. Parliamo infatti assieme ovviamente alla basetta di 1499 euro di listino, che però attenzione, possono andare in offerta soprattutto al lancio per 2 settimane a praticamente 1199, quindi un buono sconto. C'è poi la versione slim che però arriverà più tardi all'interno del 2024, quindi il prezzo in questo caso parliamo di 1299 euro di listino, ma da vedere poi quando ci saranno le offerte. Ed infine l'H5 che avrà ovviamente un prezzo molto molto più basso, parliamo di 299 euro di listino e 249 euro in offerta lancio, sempre per 2 settimane. Continuate a seguirci qui da IFA, da altre novità, e più che altro occhio perché tra qualche giorno arriverà per l'appunto la recensione di questo Curve che ci sta piacendo davvero davvero molto.